Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi della nuova limited edition di smalti, quindi nail polish e cura per le unghie Sien, uscita proprio oggi da Lidl. Allora, gli smalti e i prodotti per le unghie sono tantissimi, quindi iniziamo subito. Oltre a questo video sugli smalti Sien, trovate sul canale anche un video sulla nuova edizione di Make Up Summer Edition e sulla Tropical Summer, che è questa edizione limitata in cui ci sono per lo più creme mani, creme prodotti per il corpo, eccetera. Tutti i prodotti che troverete in questo video hanno inci ottimo, quindi smalti e tutto quanto, quindi se volete acquistarli ve li consiglio assolutamente, perché sono anche molto economici in quanto vengono fra gli 1 e i 3 euro. Abbiamo in primis il Deep In Nail Polish Remover Tropical Summer, di cui vi lascio la foto qui, che praticamente è un rimuovi smalto ad immersione. In realtà questo rimuovi smalto è questo qui, che era uscita con un'altra limited edition, però naturalmente per la Tropical Summer è stato cambiato il packaging in quanto è molto più colorato. Io appunto questo l'avevo già acquistato, l'ho già provato e vi dico che mi sono trovata molto molto bene, perché rimuove sia gli smalti nude completamente che gli smalti più scuri molto bene, tra i rossi, i blu, i neri eccetera. Tende a far rimanere un po' qui sul giro cuticole un pochettino di residuo. Questo funziona così: praticamente si apre, si mette il dito all'interno della boccetta e si fa girare in questo modo, di modo che rimuove appunto tutto lo smalto che si è applicato sulle unghie. Comunque è un prodotto ottimo e ve lo consiglio perché mi sto trovando davvero molto bene, e soprattutto è molto veloce se si è di fretta e si vuole rimuovere velocemente appunto lo smalto. Ho trovato poi due limette per le unghie. Di queste ne avevo già acquistata una, che praticamente è la 3-in-1 le Nail Buffer di Sien, che ragazzi per me è inutile, non mi sono trovata assolutamente bene. L'altra limetta invece è la 2 Slide Nail File, 3 smalti per realizzare una French manicure. Il primo si chiama Rose Coat Apricot, il secondo Base Coat Rose, mentre il terzo è un Tip Whitener French Look. L'apricot è praticamente il top coat, rose è la base coat ed infine il Tip Whitener è il bianco per creare la lineetta sull'unghia. Ho deciso di acquistare, perché lo volevo provare appena l'ho visto proprio sul volantino di Lidl, il Quick Dry Top Coat. Questo praticamente è il classico top coat di Lidl, però è quick dry, quindi si assorbe molto facilmente. Anche questo prodotto, come gli altri, ha un inci ottimo e non vedo l'ora di provarlo e soprattutto di capire se veramente fa il suo lavoro, quindi si asciuga facilmente. Ho trovato poi questo smaltino qui, che è di colore arancione e si chiama Honey Serum by Sien. Ho visto poi che è in vendita il top coat classico di Sien, che praticamente è questo qui, ma è rivisitato con il nuovo packaging. Abbiamo poi il Nail, questo smalto qui, che è quello rinforzante per le unghie ed è di colore rosa. E con questa limited edition ho poi ritrovato questo prodotto qui, che si chiama Caring Nail Oil Sien. È praticamente un olio nutriente per le unghie con olio di semi di albicocca, e oltre a fare un profumo buonissimo, devo dirvi che è un prodotto ottimo che io metto spesso, diciamo una volta ogni 2 settimane, sulle unghie per ammorbidire le cuticole, ma anche appunto per nutrirle un pochettino e renderle più morbide. Non è una base, nel senso che lo dovete applicare, lo dovete far lasciare asciugare e magari assaggiare un pochettino, e vedrete che le unghie risulteranno più morbide e anche la pelle più idratata. Ho trovato poi il Calcium Builder, questo qui, che è un rinforzante base per le unghie, con cui mi sto trovando molto molto bene e che io personalmente utilizzo anche come base prima degli smalti. Nell'espositore riguardante gli smalti ho trovato poi della Tropical Summer la End Cream Mango Love for Stressed
and Dry Hands, di cui vi lascio la foto qui, e anche questa crema mani al mango per la cura quotidiana delle mani secche e stressate e delle unghie. Devo dirvi che ha un inci ottimo, un prezzo molto molto buono. La confezione contiene 300 ml di prodotto e vi consiglio di acquistarla perché ha degli ingredienti fantastici. Come ultimo prodotto, che era praticamente terminato, questo era l'ultimo che ho trovato, ho visto che c'era questo prodotto qui, sempre della Tropical Summer, che si chiama End Exfoliant by Sienne, con una composizione ottima, ed è praticamente un peeling per le mani a base di mango e papaya. Ho deciso di acquistarlo perché lo avevo già utilizzato in un'altra limited edition. Con questo mi sono trovata molto molto bene, non solo come scrub per le mani ma anche per il viso, e siccome lo hanno riproposto comunque ad un prezzo ottimo, mi sembra veniva un euro massimo due, ho deciso di riacquistarlo. Vedete, una consistenza abbastanza cremosa, è bianco, ma quando poi va applicato lascia questi piccoli granelli che fanno bene lo scrub sulle mani. Ha un profumo di mango pazzesco. Sempre vicino all'espositore degli smalti ne ho trovato un altro che praticamente è di questa limited edition qui, dove c'erano tantissimi smalti di tantissimi colori, e si chiama Nail Polish by Sienne. Vi lascio la foto qui dell'espositore che ho trovato, perché era davvero enorme e c'erano tantissimi smalti di tutte le nuance, e io ho deciso appunto proprio di prendere questo verde Tiffany abbastanza scuro. La confezione contiene 8 ml di prodotto e questo è il colore sul pennellino, e non vedo l'ora di provarlo e di metterlo perché fra tutti è il colore che mi ha colpito di più. Bene ragazzi, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qui sotto se avete preso qualcosa anche voi della collezione riguardante mani, unghie e Sienne, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!